seduta del 10 dicembre. Dibattito sui fondi strutturali. Per la riforma della legge elettorale. Ragazzi in aula 2013. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 10 dicembre, il Consiglio regionale ha ricordato la figura dell'ex consigliere e assessore regionale Luigi Rivalta, scomparso lo scorso 6 novembre all'età di 82 anni. Dopo la comunicazione del Presidente della Giunta è stato svolto un ampio dibattito sui fondi strutturali europei. In primo piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 10 dicembre, ha approvato all'unanimità la mozione nella quale si chiede che il Piemonte, in sede di conferenza Stato-Regioni, dove si stanno definendo i criteri del riparto dei fondi strutturali europei, non firmi l'intesa e riapra la trattativa. La votazione è stata preceduta dalle comunicazioni all'Aula del Presidente della Giunta regionale Roberto Cota, che ha sottolineato come sull'argomento sia urgente chiudere l'intesa con il Governo. Giornata importante per il Consiglio regionale del Piemonte, maggioranza e opposizione hanno votato insieme una mozione dell'opposizione dopo una relazione esaustiva da parte del Presidente Cota per chiedere al Governo che ci sia maggiore equità nella divisione dei fondi della Comunità Europea. Abbiamo chiesto tutti insieme al Presidente della Giunta e alla Giunta di battere i pugni perché al Piemonte vadano i fondi che devono andare, perché il Piemonte ha tutte le carte in regola per cercare di combattere questa importante crisi economica e sociale. Secondo la proposta del Ministero delle Politiche per lo Sviluppo avremmo perso circa 350 milioni, pur in presenza di più fondi per le regioni del centro-nord italiano. È un riparto che si doveva basare soprattutto su chi ha più sofferto dalla crisi, e invece il Piemonte perdeva un quarto delle proprie risorse, mentre la Lombardia aumentava addirittura del 50% e il Lazio del 20-30% e così altre regioni. L'impegno è che il Presidente Cota non firmi questo accordo e ottenga un risultato completamente diverso. Nelle pause dei lavori d'aula il 10 dicembre, Ufficio di Presidenza, consiglieri e assessori competenti hanno ricevuto alcune delegazioni. Della FIOM CGIL sulla crisi occupazionale nel settore metalmeccanico in Piemonte, degli studenti universitari sui problemi del diritto allo studio e dei rappresentanti delle aree mercatali sui problemi del commercio ambulante. La conferenza dei capigruppo sulla riforma della legge elettorale regionale è riconvocata per il prossimo 13 gennaio, dopo una valutazione delle motivazioni della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha accettato il ricorso presentato contro il cosiddetto Porcellum, alla fine di appurare eventuali ripercussioni a livello regionale. Si vogliono approfondire i profili di costituzionalità della legge elettorale in vigore per quanto riguarda le modalità con cui assegna il premio di maggioranza e per la mancanza delle preferenze.